Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento con il Limiter, il programma di Diversity e Inclusion di Illimity per valorizzare il potenziale delle giovani donne e rimuovere gli stereotipi culturali che allontanano le ragazze dai percorsi di studio nelle materie tecnico-scientifiche. Oggi tre partner, in particolare ringraziamo HarperCollins e adesso capirete perché. Perché sto andando a presentare le due autrici del libro Le ragazze stanno bene, Giulia Cuter e Giulia Perona del 1990, quindi trentenni spaccate in questo 2020 in particolare, che sono diventate un po' delle stakeholder nel mondo del femminismo italiano, grazie al podcast di successo Senza Rossetto, lanciato nel 2016. E le invito ad entrare in live con noi, così adesso discutiamo. E buongiorno, benvenute ragazze. Buonasera, Ciao, felice. buonasera a tutti. Buonasera Stanno bene le a tutti. ragazze questa sera? Benissimo. Bene, bene. Non ci lamentiamo. Allora, iniziamo presentandovi. Ora siete omonime, quindi Giulia Cuter, così anche il pubblico identifica il volto di Giulia Cuter. Raccontaci un po' di te, da dove vieni, qual è stato il tuo percorso di studi, cosa hai fatto fino ad oggi? Allora, io sono del 1990, come hai detto giustamente tu, Felice, e sono nata a Brescia e al momento vivo a Brescia. E, ho studiato, in realtà io ho una laurea in storia, una laurea triennale che ho preso a Ca' Foscari a Venezia, ormai nel lontano 2012, e dopo aver fatto la triennale ho deciso che in realtà volevo provare ad entrare un po' nel mondo dell'editoria. Ovviamente dal punto di vista, diciamo, più professionale e lavorativo, e quindi il mio percorso poi è proseguito con una scuola che è stata, diciamo, quella più professionalizzante, che è la scuola Holden di Torino, che è una scuola di scrittura, di storytelling, dove poi ho Vediamo. incontrato anche Giulia, e, come vi racconteremo dopo. E adesso attualmente lavoro effettivamente nel mondo dell'editoria, mi occupo di comunicazione e marketing per un distributore editoriale. E ormai da un po' di anni, quindi questa è la mia attività. Poi, come vi racconteremo oggi, questa sera, effettivamente io e Giulia abbiamo un progetto che è parallelo, che diciamo è più un hobby, è nato come un hobby e poi è diventato in realtà una cosa molto grande che ci occupa buona parte comunque del tempo libero, che però è un progetto molto importante a cui teniamo tantissimo, che si chiama Senza Rossetto e che vi racconteremo adesso. Esatto, non anticipiamo troppo, passiamo la palla a Giulia Perona, devo ripetere il cognome anche se è antipatico, visto l'omonimia. Giulia, presentati, raccontaci un po' chi sei. Io sono Giulia Perona, sono biellese di nascita e io ho una laurea in lettere moderne con un percorso sull'editoria e poi sono sempre stata un po' divisa tra la passione per il giornalismo e l'editoria e quindi anch'io ho scelto poi di andare alla scuola Holden di Torino perché appunto negli anni in cui abbiamo iniziato noi quel percorso era appena nato un corso ad hoc su tutto quello che era il mondo del giornalismo, del documentario, il racconto del reale, ed è il corso in cui ci siamo conosciute io e Giulia. E oggi mi occupo di social media e di comunicazione per una rivista, per Vanity Fair. E basta. E poi abbiamo Senza Rossetto, chiamarlo hobby forse è un po' riduttivo, perché poi ovviamente ci porta a fare tantissime cose e ha aiutato tantissimo anche il nostro lavoro. Certo, adesso ne parliamo. Poi sapete quando cioè, si fa difficoltà oggi nel mondo odierno a identificare cos'è effettivamente un lavoro, se deve essere per forza la tua fonte di sostentamento economico o se può essere anche altro. Ma ci arriviamo, mi avete ricordato che sono stato maleducato, io sono Felice Florio, non mi sono presentato, sono un giornalista di Open e voce narrante del bellissimo progetto Il Limiter. Con l'aiuto della regia, visto che l'avete anticipata, non ce la fate a trattenerla. Mostrerei la prima fotografia che vi raffigura in un gruppo di ragazzi, perché ricordo sempre a chi ci sta guardando da casa questi incontri, questi dibattiti, cerchiamo di farli rivivere attraverso i ricordi caricati sui social dalle protagoniste. Appunto, in questa fotografia siete il primo giorno, uno dei primi giorni. Giovanissime. Adesso ci vuole un po' di tempo per identificarvi nel gruppo, Sì, esatto. non perché siate cambiate.
Però ecco, raccontateci cosa stavate facendo in questo assembramento che oggi non si potrebbe più fare. Questa foto è del 2014, quindi noi ci eravamo conosciute pochi mesi prima, perché abbiamo iniziato appunto la scuola Holden nell'ottobre del 2013 e ci siamo ritrovate in questo corso insieme, che era appunto questo corso di giornalismo, narrazione del reale, in cui appunto che ci ha portato a fare tante cose insieme. La scuola Holden è una scuola comunque che, come dicevamo all'inizio, è molto professionalizzante, anche nel senso che si fanno tanti progetti, tanti lavori di gruppo, quindi cioè, ci sono tante esperienze, diciamo, che già ti insegnano un po' a muoverti nel mondo del lavoro. In questo caso eravamo al Festival del Giornalismo di Perugia, in cui eravamo andati a lavorare come volontari in questo caso, però nella redazione del festival. E questa è una foto di gruppo con tutti i nostri compagni, però forse effettivamente è una delle prime esperienze, diciamo un po' appunto di contatto con un mondo professionale che abbiamo fatto insieme, Giulia, giusto? Sì, anche perché uno dei nostri insegnanti durante quegli anni è stato Riccardo Luna, che appunto è stato tra il fondatore di Wired in Italia e giornalista che ha tantissime esperienze. E lui una cosa che ci ha sempre cercato di fare imparare era di imparare facendo. E quindi vuoi intervistare, vuoi parlare di questa cosa? Prendi, vai. Vuoi fare un video? Prendi una telecamera, impara a montare. E diciamo che ci sono poche, adesso forse un po' di più, in quegli anni c'erano poche realtà anche scolastiche che ti aiutavano in questo senso, ti buttavano un po' nel mondo, e lo stesso è successo anche per noi con l'audio, perché comunque appunto Senza Rossetto, poi ne parleremo, nasce come podcast. Esatto. No, però per dirti, anche l'audio per noi è stata una sperimentazione di quegli anni lì. Certo, io vi freno perché ovviamente gli argomenti sono tanti, sono tutti collegati tra loro, perché ovviamente è un progetto che è nato e vi siete formate facendolo. Ma prima di arrivare alla seconda fotografia, restiamo sulla formazione. Avete studiato entrambe in università umanistiche. Quanto è stato decisivo dover fare un percorso in una scuola che ti professionalizza effettivamente, ti pone già sul cammino del lavoro, ti dà delle competenze pratiche. E secondo voi c'è anche un gap nel sistema universitario italiano per quanto riguarda le materie umanistiche, perché non riesce a indirizzare già i ragazzi verso un determinato ambiente di lavoro? Ma per me è stato molto importante, cioè, allora credo che, lo dico a posteriori ovviamente, però penso che il percorso che ho fatto è forse il migliore che potessi alla fine augurarmi di fare, nel senso che io ho iniziato l'università convinta di fare storia, ma un po' in un momento della mia vita in cui non sapevo bene cosa avrei voluto poi fare. Che lavoro avrei voluto fare da grande, non avevo un sogno, diciamo, di quelle persone che nascono pensando da grande voglio fare questo. E ho iniziato, mi sono iscritta a storia tendenzialmente perché era una materia che mi piaceva e sapevo che l'avrei studiata con passione, e questa è stata un po' la cosa che mi ha spinto a sceglierla. Però effettivamente, poi è stato effettivamente per entrare nel mondo del lavoro, poi al di là di Senza Rossetto, di quello di cui parleremo stasera, ma anche proprio per entrare nel mondo del lavoro, quindi avere una carriera in generale, è stato poi fondamentale, secondo me, quello che appunto, come diceva Giulia, ho imparato alla scuola Holden, ovvero imparare delle cose pratiche, che sono una cosa che manca molto, secondo me, nell'università italiana, soprattutto nelle università, diciamo, umanistiche. Però in realtà, perché anche quelle esperienze che diciamo in qualche modo cercano di buttarti comunque, di avvicinarti al mondo del lavoro, sono comunque spesso esperienze che poi aspirano a farti restare nel mondo accademico. E questa era una cosa che invece io avevo ben chiaro, cioè non volevo fare questo tipo di carriera. Questa era l'unica cosa che avevo chiara fin dal principio, e quindi poi trovare questa, diciamo, questa nuova direzione grazie a una scuola un po' diversa è stato per me importante, però credo anche che le cose che ho appreso alla scuola Holden hanno avuto, diciamo, un senso anche sulla base del bagaglio culturale che io mi ero fatta prima studiando in un'università più tradizionale. No, infatti su questo sono molto d'accordo. Per me, io avevo un po'
forse un po' più le idee chiare. Mi sarebbe piaciuto moltissimo lavorare in un giornale e avevo scelto Lettere perché mi sembrava il modo migliore per crearmi una base. E volevo una base e ho vissuto la triennale proprio come un momento di studio intenso e molto fruttuoso. E poi invece per me dopo è stato scegliere cosa mi avrebbe avvicinato di più al mondo del lavoro, per cui ero molto indecisa tra un master in giornalismo oppure la scuola Holden, e diciamo ho preferito quello un po' a scatola chiusa perché appunto non si sapeva bene cosa sarebbe stato, perché appunto la Holden ha un po' questa fama che fanno tutto un po' di... è un po' una scatola chiusa in che tu non sai bene come funziona. E però a posteriori è stato molto utile perché molti degli insegnanti erano professionisti e persone che lavoravano già nei giornali o che lavoravano in ambiti comunque culturali da professionisti, e diciamo che è stato molto utile anche poi per i lavori che ho fatto dopo, per il lavoro che faccio oggi, entrare in contatto con queste persone, creare una prima rete. E per cui sì, io sono andata con le idee molto chiare di quello che volevo, e avere una base di una scuola, cioè di un'università, è stato fondamentale. Certo, ricordo a chi ci sta seguendo in live che possono inviare domande, noi poi le giriamo a Giulia e Giulia e ci risponderanno, quindi da questo momento in poi, dalla formazione a i lavori che hanno intrapreso e di cui a breve parleremo. E abbiamo dimenticato un tassello però importante della scuola Holden per voi, che è stato ovvero il merito di farmi incontrare. Senza quella scuola non sarebbe nato, senza Rossetto. Come vi è venuta l'idea di un podcast? Perché questo titolo? Andiamo alle origini. Ok, è vero, cioè effettivamente senza la Holden non saremmo qui. No, allora il podcast è nato in realtà quando noi la Holden l'avevamo finita, però appunto uno dei meriti di questa scuola, che poi appunto incontri tante persone che bene o male hanno i tuoi interessi e un certo tipo di idea di quello che poi vogliono fare da grandi, e quindi poi che si costruiscono anche un certo tipo di carriere, e effettivamente io e Giulia avevamo appunto avuto tante esperienze comunque già di lavoro insieme, e per cui ci siamo un po' scelte per affinità elettiva, nel senso che avevamo già fatto tanti progetti insieme all'interno della scuola e sapevamo di poter lavorare insieme. E in realtà l'idea del podcast ci è nata qualche mese dopo che noi avevamo finito la scuola Holden, un po' per caso, nel senso che così, cioè parlando e provando un po' a guardarci intorno, perché avevamo comunque l'idea di voler provare a fare un nostro progetto editoriale con le nostre forze una volta finita la scuola, ci siamo rese conto che l'anno in cui poi noi stavamo facendo questi ragionamenti, che era il 2016, ci sarebbe stato un anniversario molto importante, ovvero quello del 70° voto politico delle donne italiane. Che hanno prima di raccontarlo, Giulia, prima di raccontarlo, sì, ti chiedo di descrivere la foto che stiamo guardando qui in diretta. Come mai l'avete scelta per raccontare la vostra storia? Che momento raffigura? Raffigura la primissima registrazione del podcast con la primissima autrice che abbiamo coinvolto, perché come poi vi racconteremo, in questo podcast non ci siamo solo io e Giulia, ma in ogni puntata c'è anche un ospite che è una scrittrice normalmente. E in questo caso eravamo in compagnia di Violetta Bellocchio, che è stata la prima autrice che abbiamo coinvolto nel progetto, ed eravamo a Biella, quindi a casa di Giulia, praticamente in uno studio di registrazione di amici di Giulia, che ci hanno ospitato per registrare la prima stagione del podcast, perché, come appunto poi andremo a raccontarvi, questo podcast è nato in un modo molto, diciamo, all'avventura. Noi abbiamo iniziato un po' così, proprio con l'idea di sperimentare, di lanciarci in un progetto completamente nuovo, senza fondi, senza neanche particolari competenze. E anche questa è una delle cose esatto, che abbiamo imparato a fare facendolo. E quindi questa è proprio la primissima volta che abbiamo registrato una puntata. Eravamo in un momento di pausa, quella di schiena è Giulia Perona, poi ci sono io e a sinistra vedete Violetta Bellocchio. Perfetto, stavi dicendo, parlavi, ci stavi raccontando del referendum del 46. Esatto,
Vi dicevo che nel 1946 le donne italiane hanno votato per la prima volta, in particolare il 2 giugno del 1946, quindi al referendum in cui si è scelto fra monarchia e repubblica come forma, diciamo, governativa nel nostro paese, le donne hanno votato per la prima volta, hanno espresso un voto politico. Alcune di loro avevano già partecipato alle elezioni amministrative nei mesi precedenti, però questo, diciamo, era proprio il simbolo del fatto che le donne finalmente, il suffragio era quasi un suffragio universale, non proprio universale perché alcune categorie di donne non hanno potuto votare in quell'occasione, però insomma era una grande estensione del suffragio e soprattutto le donne potevano essere anche votate per la prima volta, quindi non erano solo, potevano essere anche, diciamo, attive nella politica. Infatti 21 di loro poi sono state elette alla Costituente, quindi l'assemblea che ha scritto la nostra Costituzione. E appunto, riflettendo su questo anniversario, io e Giulia ci siamo trovate un po' a ragionare su quello che era successo in quei 70 anni che ci separavano da queste donne, soprattutto perché negli ultimi tempi, in quei mesi, noi avevamo appena finito di studiare, quindi eravamo un po' nella fase di ricerca del lavoro, primi contratti, stage, eccetera, e proprio in quei giorni, cioè proprio in questa occasione, abbiamo iniziato a renderci conto che comunque dal punto di vista della parità di genere e dei diritti delle donne c'era ancora molto lavoro da fare. Un po' sulla nostra pelle abbiamo iniziato a vivere le prime discriminazioni legate al nostro genere e quindi abbiamo deciso di provare a riflettere su questo anniversario e a raccontare un po' anche la nostra esperienza, quello che noi stavamo vivendo appunto proprio in quel periodo. Giulia, prosegui. No, beh, diciamo che poi noi abbiamo scelto lo strumento del podcast perché... appunto, come dicevamo prima, quando studiavamo avevamo già iniziato un po' a utilizzare l'audio e a fare le prime sperimentazioni. Nel 2016 in Italia non c'erano tanti podcast, perché comunque la moda del podcast americano era cominciata un po' nel 2014 quando è uscito Serial, un podcast di crime che è stato uno dei primi più ascoltati al mondo con milioni di ascoltatori. In Italia nel 2016 c'era ancora poco e quindi per noi è stato un po' anche un modo per metterci alla prova. Ci piaceva l'audio, volevamo provare a fare queste cose, ascoltavamo cose, cioè appunto avevamo ascoltato Serial, seguivamo tutta una serie di progetti anche americani e quindi abbiamo deciso di sperimentare e questo ci ha aiutato molto perché poi dopo è iniziata un'effettiva moda anche da noi e sta crescendo anche negli ultimi anni. E avevi chiesto anche del nome di Senza Rossetto, che certo, perché esatto, te lo stavo per richiedere. Diciamo che appunto in quei giorni in cui stavamo studiando di questo anniversario abbiamo iniziato a guardare un po' anche l'archivio del Corriere della Sera che era appena stato digitalizzato e quindi ci siamo messi a leggere vari articoli dei giorni che erano intorno al 2 giugno 46 in cui si invitavano le donne ad andare a votare. Ed erano degli articoli tendenzialmente molto paternalistici in cui si spiegava alle donne come si fa a votare, era il loro, per quasi tutte era il primissimo voto e quindi c'erano tutti quei consigli vota per difendere il tuo marito, i tuoi figli, la tua casa, le cose che erano deputate alle donne del 46 e poi le si invitava ad andare a votare senza rossetto, quindi c'erano questi titoli senza rossetto in cabina elettorale. Perché all'epoca la scheda veniva umettata per chiuderla e quindi si aveva il timore che la si potesse sporcare col rossetto e quindi rendere nullo il voto. Ed è un dettaglio che ci aveva colpito tantissimo perché comunque il rossetto, il trucco è un elemento fortemente di genere che poteva andare a intaccare invece un atto così politico, il primo voto delle donne. E quindi questo ci ha colpito tantissimo. Grazie per l'aneddoto, molto, molto bello. Ma come si sostiene economicamente un podcast? Costa tanto realizzarlo per chi non ne ha mai fatto uno e soprattutto può diventare un'attività remunerativa? Allora, quando abbiamo iniziato noi, appunto, come dicevamo, esistevano dei podcast in Italia, esistevano anche dei network che li producono. Uno che poi è diventato effettivamente anche il network in cui
è stato distribuito in tutti questi anni senza rossetto, che si chiama QWERTY, ed è un network di podcast liberi fatto da un gruppo di persone che ormai sono un bel po' di anni che allora sono in attività. Allora hanno iniziato forse già nel 2014 con i primi programmi. Esatto, però diciamo che noi abbiamo iniziato, come vi stavo un po' anticipando all'inizio, con l'idea di ok, proviamo a fare un podcast senza nessuna competenza tecnica, eccetto queste piccole esperienze che avevamo avuto alla scuola Holden, senza neanche un'idea precisa di dove avremmo voluto distribuirlo. E questo in realtà è un po', cioè io credo che una cosa che ci ha insegnato Senza Rossetto in tutti questi anni è anche un po' provare a buttarsi nelle cose, se ci si crede. Perché poi alla fine le cose succedono, e quello che è successo a noi è che pertanto all'inizio abbiamo trovato delle persone che, perché siccome credevano nel progetto, ci hanno dato una mano anche proprio a scopo gratuito, giusto per amicizia o perché appunto gli piaceva quello che stavamo facendo, quindi ci siamo appoggiati a uno studio di registrazione professionale che però ci ha aiutato a registrare gratuitamente. Abbiamo chiesto appunto, come vi dicevamo, la partecipazione di alcune autrici, perché quello che facciamo in ogni puntata è invitare una scrittrice che scrive un racconto inedito per il progetto e poi lo legge all'interno della puntata, e anche queste scrittrici noi abbiamo iniziato a scrivere a delle autrici che ci piacevano, trovando contatti un po' in giro con molti passaggi, e poi pensando, vabbè, però magari non ci risponderanno mai, figurati se vogliono partecipare gratuitamente. Invece la cosa che ci ha sorpreso e ci ha poi comunque in realtà ci ha anche dato una spinta per andare avanti, per non mollare, è stato il fatto che abbiamo trovato tantissimo entusiasmo dall'altra parte, e che anche grandi nomi della letteratura si sono sempre si sono resi disponibilissime anche a fare cose tipo venire a registrare di sabato partendo da Milano per andare in montagna a Biella in uno studio sperduto. E quindi diciamo che è stata una cosa bella dell'esperienza di Senza Rossetto e anche tutta la rete di sostegno che si è creata intorno. Poi noi abbiamo deciso, la prima stagione l'abbiamo prodotta autonomamente, quindi mettendo dei nostri soldi, effettivamente appunto, però trovando, abbiamo sempre cercato di produrre, di fare un contenuto di qualità anche dal punto di vista proprio non solo dei contenuti ma anche della realizzazione, quindi dell'audio in questo caso, e l'abbiamo fatto grazie effettivamente al sostegno, all'amicizia di tante persone. La seconda stagione invece, ad esempio, abbiamo deciso di provare a sostenerci anche in questo caso chiedendo aiuto alle persone che comunque ci circondano, però cercando di allargare un po' il campo, e quindi abbiamo fatto una campagna di crowdfunding. E adesso la terza stagione, perché poi Senza Rossetto è composto essenzialmente da 3 stagioni, che poi magari vi raccontiamo un po' meglio, ma e alcune puntate speciali che abbiamo fatto negli anni. A un certo punto, siccome comunque il progetto era cresciuto tanto, abbiamo una community alle spalle, abbiamo deciso di aprire un profilo Patreon, che è questa piattaforma che consente, diciamo, di fare una specie di raccolta fondi per progetti creativi. A differenza di un crowdfunding, diciamo che le persone che decidono di sostenerti possono sostenerti nel tempo, quindi magari dandoti meno soldi di quanto farebbero per un crowdfunding, però distribuiti mensilmente, quindi magari c'è qualcuno che ogni mese ci offre un caffè, e quindi piano piano noi riusciamo comunque a portare avanti il progetto. Sì, poi se posso aggiungere, certo. Diciamo che appunto poi Senza Rossetto, a partire dal podcast nel 2016, è diventato anche un po' più un sistema, per cui facciamo tante altre cose, e questo ovviamente ha portato anche delle piccole entrate. Poi appunto noi abbiamo un lavoro principale che è quello che ci paga le bollette, e questo secondo lavoro che occupa gran parte del nostro tempo libero, ma che ci appassiona molto, e diciamo che adesso comunque in generale il mondo dei podcast è difficile vivere con un podcast e basta, vedendo anche un po' gli altri autori che ci circondano. Però ci sono anche tante piattaforme che stanno investendo nel nostro paese in produzioni italiane, e quelle possono essere delle occasioni anche per chi magari ci ascolta e chi ha intenzione di provare a buttarsi nel mondo dei podcast. Ci sono tante piattaforme che adesso stanno cercando idee e che hanno effettivamente la possibilità di pagare, e quindi può essere una cosa che noi nel 2016 non avevamo. Chiaro. Voi
avete creato questo podcast femminista, lo possiamo definire tale. Ma Sì, a quale tipo di femminismo vi sentite di appartenere? Perché abbiamo avuto più epoche storiche, no? In cui il femminismo si è evoluto e cambiato. Ecco, quali sono le caratteristiche del vostro femminismo? È radicale, è comprensivo? Ecco, descrivetevi da questo punto di vista. Vai, Giulia, inizia. Vado io, ok. Ma diciamo che appunto noi non veniamo da studi di genere, non siamo accademiche del femminismo e anzi ci siamo arrivate abbastanza tardi, lentamente, nel senso che, come un po' diceva Giulia prima, finché eravamo dentro il mondo della scuola, mentre studiavamo, non ci rendevamo tanto conto, cioè ci sembrava di percepire una parità tra uomo e donna, tra noi e i nostri compagni. L'ingresso nel mondo del lavoro invece ci ha dato un nuovo punto di vista e abbiamo iniziato a notare che c'erano alcune disparità. E così ci siamo avvicinate un po' a questi temi. Noi tendenzialmente, vabbè, siamo parte di quella che viene definita la quarta ondata, un'ondata di femminismo tendenzialmente intersezionale, inclusivo, moderato. Noi poi dobbiamo tantissimo alle donne che sono venute prima di noi, perché ovviamente se noi possiamo vivere come viviamo oggi, se possiamo avere questi diritti, sono grazie alle battaglie delle femministe che sono venute prima di noi negli anni 60, 70 e oltre. E oggi ci sono tante altre battaglie che secondo noi devono mettere insieme non solo le donne, ma anche serve sempre di più un contributo degli uomini e si deve comunque interfacciare e unire alle battaglie di tante altre comunità che, come le donne, non vedono i loro diritti rispettati, quindi per esempio la comunità LGBT o comunque anche tutta la questione razziale. Sono delle battaglie per rendere il mondo un posto migliore in cui tutti abbiano gli stessi diritti e quindi noi siamo per un femminismo molto aperto e molto inclusivo. Quando parlavi di discriminazioni nell'ingresso al mondo del lavoro, puoi farci qualche esempio? Potete farci qualche esempio? Ma c'è, a me viene in mente uno dei primi episodi dopo che mi ero laureata da poco ed ero a fare un laboratorio con un mio collega maschio ed era quella cosa che può essere successa a tantissime altre donne, che io ero la signorina Giulia e lui era il dottor Rossi ed eravamo stati presentati così e quindi il fatto di essere giovane e donna automaticamente mi abbassava di livello di fianco a lui. Oppure anche un lavoro di quelli brevi da freelance che mi avevano poi detto di essere stata scelta in quanto donna, volevano una donna perché era più accogliente, più materna e tutte sono tante piccole cose che poi ti rendi conto un po' a posteriori che sono successe. Non so, certo, Giulia, perché anche la discriminazione può essere anche in questo senso, ovvero non solo l'esclusione da un'opportunità, ma anche l'essere scelte perché in quanto donne, non in quanto esseri senzienti con delle capacità. Con dei caratteri diversi, perché poi... Scusami Giulia Cuter, volevi aggiungere qualcosa? No, cioè nel senso che poi abbiamo la fortuna comunque di vivere in un mondo in cui effettivamente le cose per le donne non vanno così male, per cui io non ho... degli episodi eclatanti di discriminazioni, però delle piccole cose tipo quelle che ha raccontato Giulia, ma anche delle questioni, piccole questioni di linguaggio, di quando tu poi ti rendi conto che vieni chiamata tesoro da tutti i tuoi colleghi, mentre fra colleghi, se io provassi a dire a un collega maschio scusa tesoro, mi passi il telefono, ovviamente verrei guardata malissimo, ma anche altre cose che magari non sono successe per forza a me, ma che ho visto succedere intorno a me entrando appunto in degli ambienti lavorativi, quindi ragazze che a un certo punto decidono di avere dei figli e vengono e si fa di tutto per riuscire poi a non farle tornare a lavorare, licenziarle o licenziarsi e insomma sono delle cose di cui poi effettivamente magari, cioè, se ci penso a posteriori, anche nel mondo della scuola succedono, anche nelle università succedono, però non so, forse io non ero preparata o comunque ho avuto un percorso particolarmente felice, per cui non me ne sono tanto resa conto. Entrando appunto nel mondo professionale, sono
ho iniziato a guardarmi intorno e a vedere effettivamente queste cose succedere molto spesso, e quindi ho iniziato a dirmi, ok, forse questa parità che a me sembrava raggiunta effettivamente è solo percepita, c'è ancora un grande lavoro da fare. E la parità di genere, i diritti delle donne sono i temi principali del podcast Senza Rossetto. Voi li raccontate con l'aiuto delle scrittrici, delle autrici che invitate durante la trasmissione. Una in particolare avete eletto a vostra preferita come puntata più riuscita, più emozionante anche, chiamo dalla regia la fotografia numero 3. Siete con Bianca Pizzorno. Ecco perché vi descrivete nel copy di questo post su Instagram come felicissime. Cosa è successo? Ma diciamo appunto, noi abbiamo in ogni puntata del podcast abbiamo invitato una scrittrice a scrivere un racconto originale per noi, a leggerlo, e uno dei sogni soprattutto di Giulia C, che la adora fin da quando era bambina, e era Bianca Pizzorno, per cui era sempre stata quella cosa un po' irraggiungibile: quando avremo Bianca Pizzorno? E durante la terza stagione ci abbiamo provato effettivamente, grazie a un amico comune, e la cosa incredibile è che lei ci ha detto di sì, ci ha invitato a cena, e poi quando le abbiamo chiesto di partecipare e scrivere questo racconto lei ha detto di sì, ed è stato molto emozionante, perché poi lei ha scritto il primo racconto, il racconto che è stato nella prima puntata della terza stagione, ed è un racconto sul corpo che cambia, sugli anni che portano a far cambiare il tuo corpo come donna. E io mi ricordo questa scena di noi due che lo leggiamo ad alta voce in un ristorante cinese a Milano, quasi in lacrime per l'emozione. È stato veramente un incontro molto emozionante con lei. È un'autrice incredibile per tutte le giovani donne. Giulia C, sì. Se non sei troppo commossa, chiedo anche esatto. Un parere. Piango a ripensarci. No, beh, perché non la conoscesse, Bianca Pizzorno è una, credo forse una degli l'autrice per ragazzi più famosa in Italia. Lei in realtà è una grande scrittrice, scrive anche molti romanzi per adulti, però diciamo che è conosciuta per questi libri per ragazzi che hanno un po' segnato, secondo me, forse non so, le nostre generazioni comunque sicuramente. E quindi per me poterla, io ho letto tutti i suoi libri quando io ero una grande lettrice già da ragazzina, da bambina, e i suoi libri erano proprio i miei libri preferiti, per cui cioè, era veramente il mio sogno poterla incontrare un giorno, e quando è capitato è stata veramente un'emozione incredibile, oltre al fatto che secondo me ci ha regalato veramente un racconto che è forse uno dei più belli, sono tutti bellissimi i racconti di Senza Rossetto, però è uno dei, secondo me, uno dei più belli, perché c'è proprio quello che abbiamo scelto di fare con lei era di lavorare sulla terza stagione, che siccome forse non l'abbiamo raccontato, le tre stagioni di Senza Rossetto hanno anche, diciamo, un percorso un po' cronologico e, diciamo, temporale, nel senso che nella prima stagione abbiamo appunto un po' ricordato questo anniversario del primo voto politico delle donne, quindi abbiamo parlato anche del passato. Nella seconda invece ci siamo concentrate soprattutto sul presente, quindi abbiamo lavorato molto sul linguaggio, su quelli che sono gli stereotipi che ci sono ancora oggi legati al mondo femminile e che passano spesso dalle frasi che ci vengono dette, dalle parole che vengono usate per descrivere i rapporti uomo-donna, eccetera. E invece nella terza stagione abbiamo provato a guardare un po' al futuro e quindi a provare a coinvolgere delle autrici che appunto sono abituate a scrivere per ragazzi, e abbiamo chiesto a loro di cercare di regalarci dei racconti che possano un po' guidare le femministe e i femministi di domani. E quello di Bianca secondo me è un racconto bellissimo, perché c'è anche proprio uno sguardo quasi, diciamo, materno, cioè di una nonna che ti racconta cosa vuol dire poi crescere, cosa vuol dire diventare grandi e anche invecchiare, però in un modo molto, molto bello, molto poetico. Non avete mai pensato di trarne un'antologia con questi racconti, raccoglierli tutti insieme? Ma ci abbiamo pensato, in realtà poi era venuta anche da alcune delle autrici questa idea, e avevamo fatto per i donatori del crowdfunding un ebook, mi sembra, delle prime due stagioni, se non sbaglio, e però poi non, effettivamente non ci siamo mai messe a
realizzare un'antologia, anche, vabbè, ovviamente è un po' complesso, avendo tantissime autrici diverse, mettere insieme tutto, e anche perché poi, diciamo, ci siamo messe a lavorare su un altro formato di libro, e quindi questo è rimasto un po' da parte. Adesso arriviamo all'altro formato di libro. Prima però raccontiamo un po' di riconoscimenti, perché seppure non è diventato Senza Rossetto la vostra fonte di guadagno, sicuramente vi ha portato tante soddisfazioni. Ad esempio, nella fotografia numero 4, noi vediamo un bellissimo titolo di un giornale prestigioso, autorevole in Italia, Rolling Stone, che vi indica come le autrici del miglior podcast femminista in Italia. E ecco, quando è uscito questo articolo, cosa avete provato? Ve lo aspettavate? C'erano state interlocuzioni precedenti o è stata una sorpresa? Sì, è uscito. Allora, questo articolo in realtà è un'intervista che ci è stata fatta, quindi sapevamo che sarebbe uscito, però non ci aspettavamo quel titolo, e quello effettivamente ci ha sorpreso tantissimo. Era il 2018, se non sbaglio, che era l'anno in cui c'è stata fatta questa intervista, perché in occasione dell'uscita della seconda stagione del della terza stagione del podcast, scusate. E io mi ricordo che eravamo in Puglia, fra l'altro, quando è uscita l'intervista, ed eravamo in Puglia perché eravamo in ospiti di questa associazione culturale a presentare Senza Rossetto, a presentare il progetto, perché effettivamente negli anni un'altra cosa che comunque ci ha portato a fare tanto Senza Rossetto è stato anche viaggiare molto, andare comunque in giro a parlare di quello che facciamo. Però effettivamente questo articolo di Rolling Stone è stato un grandissimo punto per noi, perché ci ha dato una visibilità ampissima, e quindi anche proprio a livello di ascolti, che sono comunque una delle cose misurabili del nostro progetto, effettivamente ci ha fatto fare un grande balzo. Poi in quell'anno si è unito appunto il fatto che avevamo una stagione in uscita con dei nomi molto grossi, fra cui Bianca Pizzorno, e questo articolo veramente lusinghiero che è stato fatto, ed è stata per noi un'emozione grandissima, perché poi effettivamente è proprio la cosa di cui ti rendi conto quando magari ci sono i tuoi amici che ti scrivono e ti dicono: ma siete su Rolling Stone, ma incredibile, e quindi ti rendi conto che effettivamente quello che stai facendo arriva a un grande pubblico. Chiaro. E non è stato l'unico riconoscimento di questa entità che avete ricevuto, ma anche l'anno successivo, credo, siete state premiate ai Macchia Nera Awards. Scusate, mi sento un po' in ritardo. Sì, siamo state candidate a miglior podcast ai Macchia Nera. Non siamo state premiate, non abbiamo vinto, però è stata comunque anche quella una grandissima soddisfazione arrivare in finale, soprattutto perché sono delle candidature spontanee, quelle dei Macchia Nera Awards, che sono appunto questi premi della rete che insomma contengono varie categorie, e noi eravamo nella categoria miglior radio online o podcast, ed effettivamente, appunto, come dicevo, sono delle candidature che vengono proprio dalla comunità, dalla community, per cui non è una cosa che ti aspetti. Cioè, per arrivare in finale devi avere un tot di voti, e vedi effettivamente, ti rendi conto un po' dell'affetto delle persone che spontaneamente ti nominano come miglior podcast. Per cui anche quella è stata una grande emozione, ed effettivamente sì, è una delle cose che ti fanno rendere conto del fatto che quello che stai facendo lo stai facendo bene, per cui è sempre ovviamente una soddisfazione. E soprattutto sei utile, perché c'è appunto una community fidelizzata che vi segue, che rivede in voi delle autorevoli voci del femminismo italiano. È in programma un'altra stagione del podcast o è un momento transitorio di pausa questo qui? Ma diciamo che ci stiamo lavorando a portare avanti il podcast, e dopo abbiamo fatto l'anno scorso dedicato al libro, ed è stato molto lungo e anche a volte complesso, e quindi ci siamo presi un po' una pausa, e adesso ci stiamo un po' rimettendo al lavoro e speriamo di tornare presto al podcast.
È che ci sono un po' di problemi tecnici in questo momento, nel senso che registrare registrazione. Esatto, è un po' complicato visto tutte le restrizioni, giustissime ovviamente. E quindi ci stiamo lavorando, non sappiamo quando riusciremo a portarla a termine, perché appunto quest'anno è stato un po' infausto per tutti, però arriverà sicuramente. Sicuramente però è stato un anno felice da un altro punto di vista, perché è uscito il vostro primo libro, e per chi fa la scuola Holden, comunque almeno nell'immaginario comune, la destinazione finale è quella di arrivare a pubblicare come editore importante. Voi siete state cercate anche da HarperCollins, avete pubblicato un diario saggio, è un ibrido, ora lo faccio definire da voi, perché io davvero mi sono più perso nelle parole leggendole che diciamo concentrato sull'aspetto analitico del testo, perché davvero attraverso il vostro vissuto, ma anche con un'attenta analisi di dati e statistiche, fate un bel quadro di quella che è stata la storia del femminismo. Si chiama Le ragazze stanno bene. Siete coautrici, com'è nata l'idea di scrivere un libro? Ma diciamo che per noi, vabbè, ovviamente è sempre stato un po' un sogno quello di scrivere un libro, non pensavamo di riuscire a farlo, e è stata la nostra editora Ilaria Marzi a cercarci, lei era venuta a vederci ad alcuni eventi e poi aveva lanciato un po' questa pietra, facciamo qualcosa insieme. E da cui poi è nato il libro, e per noi è stata un'emozione grandissima, anche perché era la prima volta per entrambe, la prima volta che scrivevamo qualcosa di così lungo, ed è stato un libro che noi non avevamo nel cassetto, e quindi siamo dovute partire un po' a capire cos'era successo in questi anni, che cos'era cambiato in questi anni in cui avevamo iniziato a fare Senza Rossetto, per cui noi abbiamo messo dentro un po' tutta la nostra esperienza di questi anni in questa forma che è un po' un saggio di non fiction, perché comunque ci sono 10 capitoli che cercano di seguire cronologicamente la vita di una giovane donna, di un personaggio che è un po' un'unione di noi due, e in ogni capitolo abbiamo cercato di mettere da un lato una parte più narrativa, più di aneddoti e di esperienze anche piccole, che però possono far capire tutte le battaglie che ancora ci sono per le giovani donne, e poi una larga parte di dati, analisi, ricerche, tantissimi riferimenti pop, che è un po' il nostro pane quotidiano, e per mettere un po' insieme questo percorso alla scoperta di cosa vuol dire essere una giovane donna oggi, quali sono le sfide che ci sono ancora da affrontare e perché ha senso essere ancora femministi nel 2020. Giulia C., perché ha senso ancora esserlo? Beh, perché come abbiamo un po' raccontato stasera, ci sono ancora tante cose su cui possiamo lavorare. Abbiamo scelto un titolo che è un titolo molto positivo in realtà, perché è un po' anche il nostro approccio al femminismo, è comunque un approccio propositivo, costruttivo, l'idea che comunque il femminismo sia uno strumento per costruire un mondo migliore, e quindi crediamo che abbia ancora senso essere femministe, perché come dicevamo all'inizio, le donne nei secoli, nell'ultimo secolo soprattutto, hanno combattuto per ottenere tantissimi diritti, però ci sono ancora delle cose che ci rendono effettivamente diversi. Magari non si parla più tanto di diritti da ottenere sulla carta, anche se è sempre meglio ribadirli, non sono mai da dare per scontati, però comunque c'è secondo noi un grande soprattutto lavoro culturale da fare, che non riguarda più solo le donne, ma riguarda anche gli uomini, perché siamo comunque convinti che il mondo in cui, la società in cui noi siamo abituati a crescere e in cui siamo nati tutti quanti, comunque crea degli stereotipi che vanno a ingabbiare le donne soprattutto, ma molto spesso anche gli uomini, e quindi pensiamo che il femminismo sia uno strumento per un po', diciamo, ridiscutere il mondo in cui viviamo e cercare di creare un mondo che sia un po' più inclusivo per tutti quanti. E voi ripercorrete queste criticità della società in questi capitoli? Vi elenco, per chi ci ascolta da casa, brevemente
quali sono, ovvero le mestruazioni, l'educazione, il corpo e l'estetica, il sesso, le relazioni, il matrimonio, il lavoro, la maternità, la politica e il consenso, tutti ambiti nei quali essere donna è ancora un po' più difficile. Esatto, sì. Questa è l'idea, cioè abbiamo provato a costruire appunto un percorso che mettesse in luce dei punti di debolezza su cui secondo noi ci sono ancora delle cose da fare, e cercando anche però di dare anche degli esempi positivi. Questo è il nostro obiettivo, era cercare sempre di mettere in luce i problemi, ma far vedere anche degli spiragli, in alcuni casi dare anche delle soluzioni che magari in altri paesi, ad esempio, sono già state attuate. E quindi un po' l'idea è quella di far vedere che si può fare, abbiamo gli strumenti per farlo, no, non perdiamo le speranze. Infatti anche il titolo, che è molto positivo, l'abbiamo fortemente voluto anche per quello, perché un po' il nostro approccio già da Senza Rossetto in avanti è stato proprio quello di essere un po' positivi. Ci sono tante cose da cambiare, ci sono tante battaglie ancora da combattere, ma le ragazze stanno bene, cioè non possiamo farcela. Noi sappiamo che ci vorrà del tempo e ci saranno ancora molti rospi da inghiottire, ma siamo molto positive. E intanto ci stanno arrivando tante domande, ne leggo una, arrivata su LinkedIn da Isabella. Isabella vi chiede se cambiereste e cosa. Qualcosa del vostro percorso? Non lo so, è una domanda difficile, perché io personalmente sono convinta che alla fine tutto concorra ad arrivare al punto in cui sei, quindi non credo tanto che ci siano delle strade sbagliate nella vita, ma che tutte le esperienze sono esperienze valide da cui si può imparare qualcosa. Quindi in realtà ti direi di no, cioè non c'è niente che cambierei, niente che butterei dalla torre o qualcosa che farei salire, qualche altro ingrediente, forse, cioè, però questa è anche una cosa che dico a posteriori oggi, non lo so, se tornassi indietro magari, io sono sempre stata una persona che, non lo so, faceva molta fatica a esporsi, a parlare in pubblico, eccetera. Poi facendolo ho scoperto che invece è una cosa che mi piace, quindi non so, adesso magari penso se tornassi indietro farei un corso di teatro, però vabbè, sono delle cose che secondo me è facile pensare adesso, è difficile è facile da pensare ora che guardi le cose in prospettiva. Credo che tutto serva per capire dove si vuole andare nella vita, per cui non c'è niente che cambierei, è un po' romantico, però è così. No, io devo dire, cioè, sono d'accordissimo con Giulia sul fatto che le cose che ci succedono hanno anche un motivo, e quindi sono felice del luogo e del tempo che stiamo vivendo professionalmente. E devo dire, forse l'unica cosa che magari tornando indietro cambierei, almeno della mia esperienza, io non ho mai fatto periodi lunghi all'estero, ed è una cosa che a volte un po' rimpiango e spero di riuscire a fare prima o poi. D'accordo, una seconda domanda di Martina D'Antonio, che vi chiede di fare un elenco degli ingredienti per il successo. Secondo me una delle cose che ha fatto la differenza è che abbiamo preso questo progetto che appunto, che poi infatti Giulia si è arrabbiata all'inizio quando abbiamo detto che è un hobby e le ha detto che è riduttivo, è un po' questo, che noi l'abbiamo preso da subito molto molto seriamente, cioè abbiamo veramente ci approcciamo al progetto di Senza Rossetto come se fosse il nostro lavoro, anche se non è necessariamente sempre remunerato, anche se facciamo anche altro nella vita, e quindi a volte è molto faticoso, perché buona parte di quello che facciamo per Senza Rossetto lo facciamo nel nostro tempo libero, però ci approcciamo sempre con molta serietà, secondo me. Ad esempio, una cosa che non abbiamo citato stasera, perché avevamo tantissime cose di cui parlare, è il fatto che noi mandiamo anche una newsletter ogni 2 settimane,
che è una newsletter di approfondimento che tratta sempre i nostri temi, appunto i temi che ci stanno a cuore, quindi la parità di genere, i diritti delle donne, questioni femminili. Abbiamo sempre uno sguardo, prediligiamo sempre comunque anche l'ambito culturale, per cui ci trovate anche interviste ad autrici, recensioni di libri, recensioni di film che trattino questi temi. E abbiamo iniziato nel 2017 a fare la newsletter e non abbiamo mai saltato un numero, neanche, cioè ci siamo trovate delle volte, perché poi una cosa che facciamo nella newsletter è chiedere dei contributi esterni, un po' replichiamo nella newsletter anche il format del podcast, quindi c'è sempre una parte introduttiva curata da noi, però poi è una rassegna stampa curata da noi di cose da leggere, spunti di, insomma, di spunti esterni da guardare, ascoltare, eccetera. Però c'è sempre un contenuto di approfondimento che chiediamo a un autore, a un'autrice esterna, che può essere un giornalista esperto di quel tema, può essere appunto una scrittrice, può essere... E ci siamo ritrovati delle volte che magari, cioè, la sera prima non c'era ancora arrivato il contributo di una persona e dovevamo trovare qualcosa da scrivere e mettevamo in piedi una newsletter nel giro di poche ore, però non abbiamo mai saltato un numero. E questo secondo me è un po' l'approccio che ha fatto la differenza, cioè è un progetto in cui noi crediamo tantissimo e a cui veramente ci dedichiamo anima e cuore, nonostante lo facciamo per passione e basta. Giulia Pi? Sì, infatti sono d'accordissimo, la passione è una cosa che appunto è necessaria e anche in maniera molto, cioè noi siamo poi persone caratterialmente entrambe molto ordinate e precise, abbiamo tutta questa lista di cose da fare che ci ripassiamo tutte le settimane, abbiamo una riunione settimanale in cui ci dividiamo le cose da fare e anche in maniera molto democratica, diciamo che una cosa che ci ha aiutato tantissimo è un po' stato anche azzerare i nostri ego, per cui noi all'interno del progetto siamo assolutamente interscambiabili e paritarie e votiamo tutto molto democraticamente. Quando siamo in disaccordo prendiamo una terza persona a dare un voto, una terza persona di cui ci fidiamo, e devo dire che anche questo, cioè lavorare, riuscire a trovare una persona con cui si lavora così bene, noi siamo state fortunate, è stato, cioè eravamo amiche, avevamo un po' testato questa cosa, ma nessuna delle due si sarebbe immaginata che avremmo fatto così tanto insieme, avremmo passato così tanto tempo insieme. E quindi anche fidarsi del proprio compagno, compagna di avventura è una cosa fondamentale, e lavorarci insieme è fondamentale, perché poi diventa quasi una relazione. Cioè quando noi abbiamo scritto il libro avevamo una relazione a distanza, per cui io facevo un weekend a Brescia, Giulia faceva un weekend a Milano ed è bellissimo, è parte delle cose belle di Senza Rossetto, e a volte è faticoso, ma se si trova la persona giusta è fondamentale. Visto che l'avete citata voi, ricordo anche a chi ci sta seguendo da casa che anche i limiti per farvi restare sempre aggiornati sugli appuntamenti, gli ospiti del progetto Illimiter a una newsletter, potete iscrivervi in forma semplicissima sul sito, ecco la regia lo sta mostrando. E ecco, quindi riassumendo, per Giulia C la resilienza, so che è una parola abusata, è uno degli ingredienti del successo, per Giulia P il lavoro di squadra, sapersi fidare, la fiducia. E a proposito di fiducia, un'ultima domanda, poi ci salutiamo, abbiamo ancora pochissimi minuti. Avete fiducia nel genere umano, nel senso che la nostra società riuscirà a estirpare il maschilismo ancora vigente, secondo voi? Assolutamente. No, beh, ci sono tante cose da fare, ma siamo assolutamente ottimiste, direi. No, Giulia? Certo. Dobbiamo per forza, no, ci crediamo, è quello che appunto è un po' il messaggio che vogliamo trasmettere con tutto quello che facciamo e che abbiamo soprattutto cercato di racchiudere nel libro. È veramente è impegnativo, è faticoso, bisogna volerlo, però sicuramente è possibile, quindi ce la faremo. E io sono con voi dal vostro lato, ce la faremo. Allora, vi ringrazio Giulia C e Giulia P per essere state con noi in questo appuntamento di Illimiti. Ricordo il libro appena uscito, Le razze stanno bene,
che affronta le tematiche del femminismo, quando il vissuto, approfittando del vissuto e l'esperienza delle nostre Giulia. E prima di salutarvi volevo ricordarvi che il 27 ottobre è programmato il prossimo appuntamento di Il Limiter. La mia collega voce narrante Cecilia Greco intervisterà Lisa Di Sevo di SciTech il 27 ottobre. Grazie per essere stati con noi, alla prossima puntata. Ciao ragazzi.